Il fenomeno del bracconaggio è conosciuto dai legislatori europei fin dal Medioevo, dove in numerosi codici e provvedimenti emanati dai sovrani dei diversi stati si trova menzione delle severe pene irrogate a chi osava esercitare la caccia in violazione delle ferree disposizioni che limitavano la possibilità di abbattere capi di selvaggina nelle riserve di caccia dei signori locali. La visione romantica del bracconiere che si aveva nel passato era condizionata dalle situazioni ambientali, sociali ed economiche in cui il fenomeno si è sviluppato. Il bracconiere era visto come colui che sfidava il potere del sovrano, il povero contro il ricco. Molti sono stati i sovrani che si sono occupati di bracconaggio, da Maria Teresa d'Austria a Napoleone Bonaparte. A tutt'oggi, ogni paese europeo ha una normativa che disciplina la caccia, anche perché gran parte delle specie, prede dei bracconieri, è migratoria, quindi non ha sede stabile in un unico Stato europeo. Il bracconaggio consiste nell'uccisione e o cattura di animali selvatici in violazione delle norme vigenti e viene praticato da due categorie di soggetti: i cacciatori generici che violano la legge e i bracconieri specialisti che operano per interessi economici. La tipologia delle violazioni è varia. Si va dalla caccia primaverile in periodo di chiusura della stagione venatoria a quella senza licenza e porto d'arma, dalla caccia nei parchi e nelle oasi a quella con mezzi non consentiti e verso specie protette. La normativa italiana considera il bracconaggio tra gli illeciti a danno del patrimonio indisponibile dello Stato e sanziona tale reato con le pene minori dell'arresto e dell'ammenda. I mezzi per praticare il bracconaggio sono diversi e variano in relazione alla zona geografica. Sono diffuse le reti, gli archetti, le tagliole, i lacci, il fucile e i richiami acustici elettromagnetici. Alcune regioni sono colpite più gravemente in quanto il bracconaggio assume la connotazione di un fenomeno sociale e tradizionale e perché viene mosso da forti interessi economici, gestiti anche dalla criminalità organizzata. Abbiamo scelto, per descrivere meglio questo fenomeno, la regione Sardegna, dove è presente una forte concentrazione di caccia praticata a frodo. Questo fenomeno ha portato gli agenti del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Sardegna ad essere uno dei corpi più specializzati d'Italia. Nel campo della lotta al bracconaggio, l'opera del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale è essenzialmente rivolta al contrasto di tale fenomeno attraverso l'attività di polizia giudiziaria. Eseguono pattugliamenti, pedinamenti, appostamenti, controlli sui veicoli, perquisizioni personali e domiciliari. È importante ricordare che il bracconiere procura danno a coloro che esercitano l'attività venatoria legalmente. È responsabile di un vero danno ambientale. Per descrivere questo fenomeno trascorreremo una giornata di ispezione con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna tra i boschi del Sulcis e nel sud dell'isola. Appena un breve percorso a piedi ed ecco le prime trappole. I lacci di crine e gli archetti, detti anche lacci per avifauna. Questi vengono posizionati per centinaia di chilometri lungo i sentieri. Le trappole per i volatili come tordi, merli, petirossi, cince, verdoni, eccetera, vengono poste sul terreno e sui rami, appositamente preparati sia con crini di cavallo, sia con fili di nylon.
Il laccio di crine volante è composto da 4 cappi sostenuti fra 2 aste di ferro posizionati sui rami degli alberi, appositamente deformati in modo che restino in orizzontale. Queste trappole sono posizionate ad un'altezza superiore al 1,5 metri. Gli archetti invece sono realizzati da un sostegno di legno o di ferro posizionato a terra, alla cui cima viene appeso un cappio. Quest'asta viene immobilizzata in un meccanismo azionato dal volatile quando questo cerca di afferrare l'esca rimanendone prigioniero. Pensate che le trappole restano innescate per diversi mesi. Immaginate come in Sardegna venga perpetrato da anni un danno incalcolabile al patrimonio faunistico sardo ed europeo. Allora, praticamente il cappio è tenuto fermo da questi ramoscelli per tenerlo aperto, un po' a triangolo. Poi il cappio ha un altro piccolo cappio che si lega a questo ramoscello che tiene ferma l'esca. Se io faccio scendere l'esca, questo si libera e scatta. È molto diffuso anche l'uso delle reti. Nel nostro caso si tratta di una rete paretaria. Come possiamo osservare, è composta da una rete fissata verticalmente, da qui il nome paretaria, quanto simula una parete, lungo dei passaggi obbligati. Ha delle cordicelle orizzontali che creano la sacca una volta che l'animale urta la rete, sia che arrivi da uno o dall'altra parte. Questa tecnica, come quella dei lacci di crine, furono importate nel lontano 800 dai toscani e liguri quando vennero per la prima volta in Sardegna per i tagli della legna.
Molto meno pericolose per l'uomo, ma di certo non per l'animale, sono i lacci di acciaio per la cattura di ungulati, quali cinghiali, cervi e mufloni. Hanno il medesimo funzionamento dei lacci per gli uccelli. Anche qui si arriva allo strangolamento della preda. Probabilmente non tutti sanno che questi animali catturati ed uccisi con questi sistemi, quindi in condizioni di vero stress, sviluppano tossine rendendo la carne poco qualitativa. Non tutti sanno che le carni di questi animali catturati con questa metodica subisce delle gravi alterazioni nelle sue caratteristiche organolettiche. Tenete conto che gli animali sotto stress vengono a liberare notevoli quantitativi di adrenalina che interviene sull'alterazione delle carni. Dalle stime effettuate in base alle perquisizioni e sequestri si è accertato che solo nell'area del Sulcis un solo bracconiere professionista può in una stagione catturare dai 700 ai 2500 uccelli, circa 50-70 cinghiali e circa 4-5 cervi. Pertanto, moltiplicato per i circa 250-300 professionisti, a cui si devono aggiungere gli occasionali, è facile il conto del danno ambientale che viene compiuto solo in quest'area geografica. Da tenere presente poi che la figura del bracconiere di una volta lascia il passo a un fenomeno classificabile come di microcriminalità, perché le nuove generazioni di bracconieri in queste zone sono per la quasi totalità pregiudicati per reati di stupefacenti, rapine e furti. Ormai poi, tra l'altro, non è raro che vengano forzati da parte di questi soggetti i posti di controllo istituiti dalle pattuglie del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, dove alcune volte gli agenti sono stati travolti dai veicoli in fuga e altre volte feriti durante conflitti a fuoco con i bracconieri. Segno quindi che si ha a che fare con veri delinquenti disposti a tutto. Abbandoniamo ora il compendio del Sulcis per recarci nel sud-est dell'isola, dove possiamo trovare altre tipologie di bracconaggio. Veniamo immediatamente avvisati dagli agenti del Corpo Forestale della pericolosità delle trappole in questo territorio. Iniziamo subito a farvi conoscere una micidiale trappola pericolosa non solo per gli animali, ma anche per l'uomo. È il tubo fucile. Nasce nel compendio dei Sette Fratelli ed è il primo esemplare sequestrato circa 15 anni fa. Ma sentiamo direttamente l'ispettore Ugo Caledda, responsabile del nucleo regionale di Polizia Forestale della Regione Sardegna. Nell'ambito delle attività di bracconaggio, in Sardegna, da qualche anno a questa parte, si è registrato un fenomeno del tutto particolare, non conosciuto in altre parti d'Italia, ed è
il cosiddetto utilizzo nelle casse abusive dei cosiddetti tubi fucile. Cosa sono i tubi fucile? Sono dei tubi modificati che consentono l'inserimento di una cartuccia da caccia, solitamente calibro 12, caricata a pallettoni, con un sistema di sparo che è collegato ad un grilletto anch'esso artigianale, che viene azionato dal passaggio della preda che tira un filo e conseguentemente il tubo fucile spara questo proiettile ad altezza di preda, a circa quindi 30-40 cm da terra. Solitamente impiegato nei luoghi di passaggio dei cinghiali, e purtroppo in Sardegna ne stiamo registrando un largo uso, in particolare nella provincia di Cagliari. Rappresenta per noi davvero un grave problema, perché oltre che attentare alla fauna selvatica, in alcuni casi si è dimostrato letale anche per le persone. Perché? Perché vengono posizionati lungo alcuni stradelli dove attraversano gli animali, ma dove non è detto che passino anche persone o animali domestici. E infatti in più di un'occasione sono stati attinti dall'esplosione di questi fucili, per esempio cani da caccia o altri cani che venivano portati a passeggio da alcune persone che andavano a cercare funghi o d'altro in campagna. Abbiamo avuto anche un caso veramente strano: due operatori antincendio in estate, in servizio specifico di avvistamento e di prevenzione incendi, notano a breve distanza da loro un autoveicolo che si inserisce in area di campagna, ne discende una persona, questa persona rimane a terra curvata per qualche attimo, dopodiché riparte con la sua macchina e si allontana. Uno dei due operatori antincendio si avvicina, supponendo che sul luogo fosse stato riposto un innesco incendiario cosiddetto a tempo, e nel mentre cammina in quella prossimità per trovare questo innesco incendiario, spinge con la sua gamba questo filo di nylon teso che tira il grilletto e spara questo tubo fucile che lo attinge ad una gamba, un tubo fucile caricato anch'esso con cartuccia calibro 12 a pallettoni e che lo lascia steso a terra. Solo l'immediato intervento del suo compagno di lavoro, l'altro operatore antincendio, è servito in quel caso per evitargli morte sicura per dissanguamento in quel luogo. Pertanto rappresentano davvero dei congegni, come li definisce la legge, micidiali, e purtroppo sono abbastanza diffusi in questa nostra parte di territorio. Insomma, un micidiale congegno che ci lascia veramente sorpresi. Non pensavamo si arrivasse a tanto. Il bracconiere conosce bene sia i posti che le abitudini degli animali, come quelli ad esempio del cinghiale. Una serie di accurate ricerche vengono fatte dal bracconiere, rilevando lungo i sentieri le tracce dell'animale, per finire poi nelle piante che producono resina, dove è possibile trovare i segni delle zanne o dello strofinio per eliminare la fanghiglia e i parassiti. Uno dei posti di maggior interesse sono le pozze, in quanto queste vengono frequentate dai cinghiali tutto l'anno ed hanno diverse funzioni, come quelle di dissetarsi, di rinfrescarsi nel periodo delle ghiande, che sono ipercaloriche, ma soprattutto d'estate, quando i parassiti sono presenti in numero maggiore. Noi abbiamo
nel territorio regionale 80 stazioni forestali. Stiamo parlando di una forza di 1050 uomini all'attualità, da integrare a breve con prossimi concorsi. Ed essendo stazioni diffuse nel territorio, esercitano quotidianamente un controllo di vigilanza per la repressione di tutti i reati. Dal punto di vista specifico del controllo degli illeciti venatori, posso citare alcuni dati che derivano dalle statistiche degli ultimi anni. Dell'ultimo anno in particolare abbiamo censito ad oggi 151 denunce alla magistratura per attività di bracconaggio. Queste denunce sono state accompagnate poi dal sequestro di armi, di munizioni e accessori vari, penso ai fucili da caccia, cartucce, cartucciere, ordigni addirittura non solo illeciti ma anche pericolosi come quelli che voi avete potuto documentare, che costituiscono oltre che una violazione di legge anche un serio pericolo alla sicurezza. E poi tra i mezzi vietati sottoposti a sequestro e che in continuazione vengono verificati nel territorio abbiamo migliaia e migliaia di lacci d'acciaio, di lacci in crine di cavallo per gli uccellatori, trappole metalliche, ordigni di ogni tipo, nonché tra l'altro un notevole numero di animali della fauna selvatica protetta illecitamente catturati e quindi da noi sequestrati. Quindi un'attività ingente, un'attività di grande respiro che oltretutto ha come fondamento essenziale la perfetta conoscenza dei luoghi, la grande professionalità degli operatori e anche il rapporto che si stabilisce con le popolazioni dell'interno che è tanto più efficace in quanto crea rapporti di fiducia che consentono anche di giungere ai bracconieri in modo più efficace. Un'altra delle tecniche adottate dal bracconiere è la posta con il fucile. Questa viene praticata in prossimità di sentieri dove vengono sistemate delle esche predilette dal cinghiale, come ad esempio delle mandorle, per attirare o addirittura viziare l'animale a tornare nel medesimo posto per poi abbatterlo. Questa tecnica viene praticata anche in prossimità delle pozze o addirittura seduti sopra gli alberi per dominare dall'alto senza essere né visti e né fiutati dall'animale. Beh, questa poi ci sembra esagerata. Un comodissimo sedile di autovettura è stato posizionato in cima a quest'albero. Pensate voi. Thank you.
La legge italiana stabilisce con chiarezza che la fauna selvatica, compresa quella che transita sul nostro paese, sia un patrimonio indisponibile dello Stato. Questo significa che appartiene allo Stato e nessuno la può toccare senza averne il permesso. In pratica è qualcosa che appartiene a tutti noi. Nel caso degli uccelli migratori, questo concetto deve poi essere ulteriormente esteso. Di chi è un animale che nidifica in Finlandia e poi attraversa 10 diversi paesi per arrivare al luogo di svernamento? Di chi altri potrebbe essere se non patrimonio comune di tutti i cittadini di questi paesi? Bisogna ricordare comunque che sino al 1978 in Sardegna la pratica dell'uccellagione era consentita a tutti coloro che ne facevano richiesta presso gli organi competenti della regione, rilasciando loro un vero e proprio patentino regolamentato. Tutte le attività di prelievo di animali della fauna selvatica al di fuori delle regole stabilite dalla legge può genericamente essere definito bracconaggio. Poi in sede tecnica abbiamo che si interpreta in modo più comune il bracconaggio come la cattura di animali di particolare pregio fuori e dentro la stagione di caccia consentita. Sto parlando di animali per i quali è vietata in senso assoluto la caccia, quindi penso al cervo, al muflone, al daino e a tutti quegli elementi della fauna per cui è specificamente inibita la cattura. Ma nel concetto di bracconaggio c'è anche la cattura a specie considerate cacciabili, ma al di fuori delle regole stabilite dalla legge. Dunque le sanzioni da questo punto di vista sono le più variabili. Le indagini sul bracconaggio hanno accertato che questo spesso si inserisce in un ben più ampio contesto di illegalità. L'utilizzo di armi illegali, i collegamenti fra i bracconieri e la criminalità organizzata in alcune regioni, la connessione con altri reati anche di natura fiscale, nonché i ripetuti attentati contro le forze di polizia, conferiscono al fenomeno una connotazione criminale e di grave allarme sociale che va ben oltre la mera violazione delle leggi. Naturalmente l'attività del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda è comunque funzionale ad un processo che alla lunga porterà ad una riduzione di questo fenomeno. Noi puntiamo molto come regione, come cittadini, prima che come operatori, al miglioramento della qualità dell'ambiente. E nel concetto di qualità dell'ambiente, la biodiversità e la ricchezza di una non tanto del numero di specie quanto la ricchezza dell'ecosistema che accoglie e che è la casa di tutti questi animali è una ricchezza di tutti i sardi. E dunque col nostro impegno e con la nostra attività quotidiana, spesso anche dolorosa perché comporta giornate intere fuori casa, i nostri operatori non conoscono il giorno e la notte, dormono fuori, vivono in condizioni disagiate durante queste operazioni, eppure hanno un forte senso del dovere che consente anche di guadagnare il rispetto da parte dei cittadini onesti, perché i cacciatori onesti che svolgono correttamente la loro attività guardano alla correttezza, all'impegno e alla professionalità dei nostri uomini come a una certezza e una sicurezza che in qualche modo la legge tutto sommato va nella direzione giusta. Fino al 1990 il numero dei forestali in Sardegna era di 250 unità. Attualmente il corpo conta circa 1100 agenti. Questo ha contribuito alla drastica diminuzione dei cacciatori di frodo. Queste invece sono delle trappole metalliche create per bloccare l'arto dell'animale nel caso di taglie grosse e di soffocarlo nel caso di piccole taglie, ad esempio come i conigli. Ve ne sono di varie dimensioni, più o meno pericolosi anche per l'uomo. Provocano molto spesso la morte dell'animale per dissanguamento. In alcuni casi l'animale è portato dall'istinto a mordersi l'arto sino a perderlo, pur di non rimanere nella condizione di prigioniero.
Anche se fortunatamente non molto diffusa in Sardegna, l'uso dei bocconi avvelenati rimane uno dei metodi più vigliacchi. Migliaia di animali, domestici e selvatici, protetti e non, sono uccisi ogni anno dai bocconi avvelenati lasciati nelle campagne e nei boschi. Una pratica barbara, illegale, ma sempre più diffusa, in particolare in alcune regioni, tra cui Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio, Emilia-Romagna, Veneto, Calabria. Queste esche sono un vero e proprio pericolo anche per chi intenda fare una passeggiata all'aria aperta con la famiglia e il proprio cane. La pratica dei bocconi avvelenati viene usata anche dagli allevatori in pascoli e campagne che abbandonano carcasse di animali riempite di veleno per attirare lupi, volpi e rapaci. Contengono cocktail micidiali a base di pesticidi e veleni di ogni tipo, erbicidi, metaldeide, fosforo di zinco, anticoagulanti usate di solito come veleno per topi, fino alla potentissima strichinina di cui bastano 50 grammi per uccidere 1000 uomini e 3000 cani e la cui libera vendita è vietata dalla legge. Una volta entrati nella catena alimentare, questi veleni stravolgono l'equilibrio naturale, eliminando prima di tutto gli animali al vertice della catena alimentare. Uno dei motivi principali di questa strage è quello legato alla tradizione della griva, spiedo di 8 tordi o merli, venduta sul mercato a partire da 40 ai 70 euro. Tuttavia, i più grossi fruitori finali del bracconaggio sembrano proprio essere alcuni ristoranti della Sardegna, nei confronti dei quali appaiono necessarie ispezioni senza preavviso da parte delle forze dell'ordine. Ed ora, in chiusura del nostro servizio, vi regaliamo le suggestive immagini della liberazione di un'aquila. Questo bellissimo esemplare di aquila Chrysaetos, vittima di bracconaggio, è stato recuperato in pessime condizioni da alcuni allevatori e consegnata agli agenti del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale di Tonara, in provincia di Nuoro, nel dicembre dell'anno scorso. Ma solo dopo le cure del personale specializzato del Centro di Recupero della Fauna Selvatica di Bonassai, in provincia di Sassari, è possibile, a distanza di un anno, ammirare la sua liberazione. L'aquila, dopo qualche attimo di smarrimento, raggiunge in pochi secondi le cime più alte del Gennargentu.